interessato può chiamare Pino Ferrara a telefonino che troverete all'interno del programma stesso. Vorrei fare poi un'ultima richiesta, per favore, di spengere i telefonini perché potrebbero interferire con lo spettacolo. Grazie mille, buon divertimento. Ho visto la tua nuova coca.
più d'oro che 60 per anni per la figura. Il peso giusto. Piuttosto, hai notato? Stavo proprio ammirandolo, ma è delizioso. E della Morretti, è bella. Neanche qualcun altro posso anche andare. No, vai, volevo sapere che mi avete preso.
che cosa ha scritto? Cosa vuoi? Non ero così in fretta perché volevo sincerarmi che non fosse morto nessuno. E in effetti poi l'ho lasciato a portare. È il colmo. In casa mia arriva un telegramma, lo si apre, lo si legge e lo si perde. E non cominciare adesso a fare una tragedia per il telegramma. Ti troverà. Tutti quegli uomini per una piccolezza. Ma che piccolezza, piccolezza? Mi raccomando, fai chiudere il cassetto prima del letto. Perché? Hai paura che mi rubino? Scherza, tu scherza. Vorrei sapere cosa faresti se ti trovassi un uomo in casa all'improvviso. Chissà, dovrebbe essere una piscina. Come cosa? Ma che fosse un simpatico giovanotto. Ma che dici? Ma che paura che scherzo. Vai, a tutti e tre, Roberto. Aspetta di mandarmi io. Ciao, Adriano. Ciao.
la risulta avanzata con gli altri del più. Perché aveva combinato una partita. Ah,
mia moglie di nuovo. Adesso devo dire io.
rimanere e non essere. Chissà quante volte lei sarà andata per la strada e avrà incontrato, non so, un penitenziore, un sacerdote, o un militare, o una vera signora. Sempre Stanislao Trombi e le sue montrici. Segretezza e professionalità è il motto della nostra agenzia. Ma non posso sentire? Prego, cerco un po'. C'è come ne credo. Allora, non mi dica, ho già capito tutto. Ho già capito tutto. Sono morire da traccia. Ma questo è l'ABC del nostro mestiere. L'ABC del nostro mestiere. Gli uomini si dividono in due categorie. Quelli che fanno sorvegliare una donna prima di sposarla e quelli che la fanno sorvegliare dopo che l'hanno sposata. Dalla fede che io vedo al suo dito, deduco che lei appartiene alla seconda categoria. Poi è un viso sciupato, rasandato, un aspetto un po' lasciato andare. Lei ha l'aspetto tipico, lei ha la faces del luogo che sospetta. Ma lei non deve preoccuparsi perché sarebbe tutto grande. Non credi, aspetta un attimo, che credo. Da quanto tempo sono moglie la Treccia? Non mi chiarisce, ma chi è la Treccia? Non mi chiarisce affatto. Lei ha dei sospetti. Lei vuole delle prove. Lei vuole che noi gli proviamo che sua moglie non gli daremo queste prove. Sapete la faccia adesso? Chiamo l'agenzia, prendo il migliore agente che noi abbiamo e lo metto a sua disposizione. Scusate, vero? Sì, sono io. Antonio, per piacere. Antonio, ciao. Sì, sono io. Dovresti venire immediatamente qui perché ho finito. Sì, in via Tommaso D'Aquino 18, via Tommaso D'Aquino 18, è una villetta, non ti puoi sbagliare. Ok, ti aspetto subito. Ok, benissimo, ciao. Ecco qua, 500 euro. Faccio vedere il nome che lei ha firmato, qui,
l'altro marito non fare sopra gli altri. Ma tutto me devono toccare questi qua. Ma lo sai che non mi piace questo genere d'affari? E come ti vuol dire insisti? Senti, facciamo una cosa. Questa volta hai accolto. Antonio, tu lo sai che non me ne posso occupare io già per casi per le altre. Con la signora Ambrosi, la signora Bonetti e la signora Comincini. Due li devo sorvegliare e uno li devo servire di persona. Quindi non posso assolutamente occupare. Vincenzo è occupatissimo anche lui, quindi in questo caso ti devi dire. Ma poi spiegami una cosa. Io non capisco perché tu dici non mi piace sto lavoro, è il tuo lavoro, lo fai anche bene, ma io non ti piace questo lavoro. Se tu domandi a me perché? 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 Perché la vita a casa, pronto di seguire le voglie degli altri, hai capito? Se poi le disgraziate se ne vanno in giro, belle, serene, tranquille, di qua, di là, e io li voglio un po' a seguirle per svelare i loro segreti a dei vari imbecilli. Allora, io non ce la faccio. Ha messo un lavoro che sta sulla bocca della scuola. Mi disgusta. E poi. Il rapporto della signora Lamelli, la lo mi deve tirare ancora niente. Niente, niente. Guarda. Uscita alle 10 col fratellino. Andata dalla sarta. Poi sei sicuro che fosse la prima sarta? Ah, ma c'è dentro da io. Tornata a casa a mezzogiorno, l'elettricista si è trovato fino alle 3.15. Ma sei sicuro che fosse veramente l'elettricista? Oh, mamma mia. Aveva il capello blu, ha tutto blu, la borsa con gli attrezzi. E il gas ci stiamo a alle 5.30 è uscito col fratello. Well, ma questo fratellino è sempre con te. Sì, sì, è sempre con te. Questo affare con me. Perché ti sembrano questi rapporti da presentare un marito? Uscita col fratellino, rientrata col fratellino. Guarda che io ho annotato tutto scrupolosamente. Da A alla Z. Ma Piantone, ma che diamine, ci vuole un po' di fantasia, dai. Beh, che figura ci facciamo a noi vedere? Ma abbi pazienza, un po' di fantasia. Come possiamo presentare un rapporto del genere al marito? Uscita col fratellino, sempre col fratellino. È una cosa possibile. No, certo. Metti un po' di quello. Che figura ci facciamo io vedere? Mettiti nei suoi panni. Lui ci ha dato un ricatto. Si aspetta di sapere chissà che cosa sulla moglie e noi con il fratellino facciamo vedere. Niente, non diamo proprio niente. Beh, ecco la che non fa niente di male. Se non fa niente di male, si inventa. Ma come si inventa? Basta ridere piccole cose, qualche piccolezza. Dai, tanto ciò che ti vuole per fare. In realtà è un po' di soldi per fare un po'. E tu oggi queste? Antonio, come sei? Tu non capisci mai un male. Ma c'è qua, fai. Quando, mi devi ricordarti che quando un marito non dà un incarico di fatto per gli altri, quello è già convinto che la moglie lo sta prendendo. Poi non dice già, ora, il veterinario c'è da città, c'è il veterinario di svegliare, il padre non sa più ciò. E poi dobbiamo farci aspettare da noi, che gli diamo anche un po'. Se noi non gli diciamo niente, lui crede che abbiamo tutto. Gli abbiamo fatto tutte le cose per niente, e è stato talmente insoddisfatto. Allora lasciami dire, dico io, è mai possibile che non ci sia un cane che faccia un po' di forte a queste donne? No! Senti, ma tu mi devi spiegare una cosa. Ma tu non credi che sulla faccia della terra ci possano essere delle mogli di fedeli? Non poteva aspettare, aveva un impegno molto urgente, la prego di scusarlo. Lei è il semplice.
sua completa disposizione. Allora, mi dica, come si chiama? Chi, mia moglie? Però, lei. Guarnieri, Paolo Guarnieri. Professione? Avvocato. Età? Che c'entra l'età? Per favore, avvocato, andiamo per ora. 45. Adesso mi dica il nome della sua signora. Adriana Guarnieri, nata a Bolognini. Età? 32. Vedi? Certo, sono veri, adesso passi. 13 anni di differenza. E allora? 13 anni di differenza, e allora? Scusi, scusi. Volevo dire, questo potrebbe spiegare molte cose. Ma che spiegare? Se non ho detto niente. Va bene, allora, scusa. Però mi raccomando, esattezza e precisione. Allora, io ieri sera dovevo partire, sono andato in stazione, il treno non c'era e sono tornato a casa. Ho capito! Ho capito tutto! È tornato a casa e ho trovato sua moglie in compagnia di qualcuno. Lei non ha capito proprio niente. Mia moglie è sola, solissima. Seduta lì, su quella poltrona. E che faceva? Niente, sembrava che dormisse. Scusi, allora io non capisco. E se non fa finire di spiegare, non capirà. Sono tornato a casa e ho visto mia moglie seduta lì sulla poltrona. Però c'era la lampada lì, accesa, avanzata. Io non posso accusare mia moglie di niente, anzi, non posso neanche lontanamente sospettarla. Però la lampada mi ha dato fastidio. È sfido! Le pare poco, avvocato. Una lampada accesa di sì. Al buio totale, col marito appena partito. Caro avvocato, guardi, se fossi lei non starei affatto tranquillo. Ed è per questo che vi ho chiamato. Mi ha fatto bene, benissimo. Oddio, può darsi che si tratti di una coincidenza senza importanza, di un'apparenza senza sostanza, insomma. Comunque noi indagheremo, noi vedremo. Vorrebbe farmi vedere l'oggetto? L'oggetto. Ma la signora che devo salutare. Ah! Giovedì 16 aprile, ore 10:35, uscita con la mano.
Avvocato, mi scusi, ma il dovere è Parla.